Questo è un paese che ha una risorsa fantastica che sono i giovani, cioè nonostante la scuola non funzioni, non sai tutti i guai, ogni anno io che insegno all'università vedo arrivare generazione dopo generazione di ragazzi in media tutti fantastici e questo lo si vede sia in quelli che rimangono in Italia sia in quelli che decidono di andare altrove. Quindi secondo me è un paese che sa produrre tanto capitale umano, un futuro ce l'ha di sicuro, poi dopo si può fare di tutto per distruggere questo capitale umano, però per ora si continua a creare. Ecco, spesso continuiamo a creare capitale umano che però poi per trovare spazio è costretto ad andare all'estero. Sì, questo è vero, ma insomma diciamo, l'andare all'estero non è un male in sé. Il problema è che non ci sono altrettanti bravi ragazzi indiani che vengono qua, perché se ci fosse un ricambio ne vanno tanti, ne arrivano altrettanti, questo andrebbe benissimo. E poi anche di quelli che vanno via, sono tutte persone che mantengono dei forti legami col posto da cui provengono, quindi c'è un'esternalità positiva anche se uno va via, non è solo negativa. Ecco, il tema centrale del Future Forum è l'economia della bellezza, quindi il futuro passa anche dal saper valorizzare le bellezze che ci sono in casa, nel proprio territorio. Beh, certo, questo è un paese che se giri per il mondo tutti lo riconoscono per la natura, per la storia, per gli edifici, eccetera. Quindi il guaio è che abbiamo fatto tutto il possibile per rovinarne un bel pezzo, salvo accorgersi dopo aver rovinato la pianura dietro Palermo, che è una delle più belle pianure d'Italia, e adesso non è difficile ricostruirla, però ne rimangono ancora tante belle.